la vittoria contro la Repubblica Ceca, la 400esima nella storia della nazionale, l'Italia si è guadagnata con 2 turni d'anticipo, un posto per Brasile 2014. Cesare Prandelli potrà quindi iniziare la preparazione ai mondiali già a partire dal prossimo impegno con la Danimarca, fissato per l'11 ottobre a Copenaghen, dando probabilmente spazio a chi finora ne ha avuto meno. Una tappa significativa nella storia della nazionale è segnata proprio dalla Danimarca. Il primo precedente assoluto nel 1948 fa registrare l'eliminazione dalle Olimpiadi inglesi, ma soprattutto l'ultima gara di Vittorio Pozzo sulla panchina azzurra. 16 anni dopo, l'Italia si riscatta. In amichevole a Bologna, la squadra di Fabbri rifila un tris ai danesi con doppietta di Ezio Pascutti e gol di Giacomo Bulgarelli. Il primo confronto a Copenaghen si gioca nel 1976 ed è vinto dagli azzurri grazie ad una conclusione micidiale di Paolino Pulici. Italia e Danimarca sono quindi sorteggiate entrambe nel gruppo 5 di qualificazione ai Mondiali di Spagna 82. A Roma finisce 2-0 per gli uomini di Berzot, mentre gli scandinavi vincono per 3-1 a Copenaghen. A realizzare tutti i gol azzurri è Ciccio Graziani. La sfida si rinnova nei gironi della fase finale di Euro 88 in Germania, con Altobelli e De Agostini a firmare il successo dell'Italia. I danesi hanno un'occasione di rivincita 8 mesi dopo, ma l'amichevole di Pisa è la serata magica di Giuseppe Bergomi. Nella sua 54esima gara, che gli permette di scavalcare Meazza per numero di presenze, lo zio mette a segno quello che sarebbe poi stato il suo ultimo gol azzurro. Nel 91 l'Italia batte ancora la Danimarca in un torneo in Svezia, prima che le due nazionali si ritrovino 8 anni dopo nello stesso girone di qualificazione ad Euro 2000. Gli azzurri espugnano Copenaghen, ma gli scandinavi restituiscono lo sgarbo vincendo a Napoli. Lo 0-0 nella fase finale degli europei del 2004 è l'ultima gara prima di questo doppio confronto di qualificazione a Brasile 2014. Nel match d'andata, Mario Balotelli riconquista San Siro 2 anni e mezzo dopo l'ultima apparizione con l'Inter e pochi mesi prima di tornare a Milano in pianta stabile per vestire la maglia del Milan. Super Mario serve l'assist per il gol di Riccardo Montolivo e dopo la rete di Daniele De Rossi chiude il conto personalmente nella ripresa, allontanando le paure nate in seguito sia al gol danese sia all'espulsione di Osvaldo. L'Italia centra la terza vittoria consecutiva nel girone per un allungo rivelatosi poi decisivo, che permetterà agli azzurri di scendere in campo a Copenaghen senza patemi d'animo.